Eccoci qua, buonasera, benvenuti. Nuovo appuntamento con Bici Mon Amour, ovvero il ciclismo a 360 gradi, come lo intendiamo noi di Rete 8. Avete appena visto la bella sigla realizzata per noi e per voi da Antonio D'Ottavio, realizzata sia come montaggio che come idee che come musica. Ma vi presento subito gli ospiti di questa sera. Benvenuto, bentornato a Mauro Marrone, il presidente di Federciclismo Abruzzo. Buonasera, Mauro. Buonasera a voi. Tanti gli argomenti di questa sera, parleremo anche, ma non solo, del Tour de France, anche di alcuni appuntamenti che ci sono stati proprio recentissimamente, ieri addirittura In su questi giorni, pista, sì. in questi giorni, ma anche altri appuntamenti. Bentornato anche a Leonardo Bevilacqua, buonasera Buonasera, Leonardo, buonasera a tutti. grande ex corridore professionista, tanti giri d'Italia, 9 se non ricordo male. 8. 8, quindi ho ricordato male. Nessun Giro di Francia, però ne parlerà sicuramente, ma soprattutto ci rinfrescherà un po' della sua squadra, no? Perché lui è un direttore sportivo, il direttore sportivo insieme a fratello Antonio, altro grande interprete della due ruote della Bevilacqua Sport Ferretti. Buonasera. È bentornato, ma lui non lo vediamo dalla scorsa stagione. Paolo Laureti, buonasera Paolo. Buonasera, buonasera a Con lui tutti. parleremo di ultracycling, no? Sì. Una delle mille declinazioni di questo antichissimo Sì. mezzo che è la bicicletta. ASD Bike and Dreams ha portato anche alcune persone che tra poco conosceremo, ma soprattutto ha portato la figliola Sì, Elena. esattamente, sì. Buonasera Elena, la prima tifosa di papà, possiamo dire questo? Sì. Sicuramente, grazie a Elena. Da quest'altra parte ci sono, come già detto, quattro altri, come possiamo definirli, atleti, Sì, comunque sono sicuramente sicuro. della squadra, no? Sì. Allora sono Giulio, che ha il microfono in mano e poi lo sentiremo come sentiremo tutti gli altri, Raimondo, Francesca e Pasqualino, detto Lino. Perfetto. Allora, ringrazio in regia Danilo Cinquino e dietro le telecamere qui in studio c'è Andrea Berardinelli. Allora, cominciamo con diciamo la stretta attualità, possiamo dire, Mauro, quello che è accaduto oggi un po' nel Tour de France. Purtroppo c'è da registrare, poi parleremo anche un po' di chi ha vinto la tappa, questa brutta caduta di Vincenzo Nibali, che era no la nostra punta di diamante. Come sono le notizie? Non sono confortanti, vero? Beh, adesso lo stanno portando in ospedale, tra l'altro non per fare polemiche, però il Tour de France è la terza manifestazione sportiva per importanza al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, quindi dovrebbe essere in grado di trovare un Questo è il elicottero. frame, l'immagine proprio della Esatto. caduta di Purtroppo Vincenzino. non ci sono o non si sono viste altre immagini. Si è solo vista questa Comunque immagine penso di che ci siano, Nibali a terra magari non le hanno sofferente. divulgate Sì. perché si teme, anche lo stesso Nibali ha raccontato di essere stato urtato addirittura da una moto della gendarmerie Esatto, francese. esatto. Come dicevo, sta andando dall'arrivo, dall'Alpe d'Huez all'ospedale di Grenoble, si sospetta la frattura di una vertebra, Aia. quindi se verrà confermata sicuramente ritiro dal Tour, e siamo a 2 mesi Mondiale a dal Mondiale, rischio, quindi mondiale anche. sarebbe doppiamente grave. Io ho avuto modo oggi, purtroppo non ho molto tempo per vedere la corsa, però la stavo vedendo in televisione e prima che succedesse l'episodio stavo facendo una riflessione. Mi è capitato di essere nella carovana del Giro, quindi so bene quello che c'è intorno, però il tour sta diventando un circo perché tutte queste persone travestite, tutte queste persone che si vogliono far vedere. Io penso che bisogna lasciare spazio agli sportivi e non a queste persone qui, quindi bisognerebbe, non è semplice, però cercare di creare un certo filtro. Una buona notizia, oggi si è vista l'immagine, una persona, tra l'altro in pantaloncino e ciabatte, che è andato verso Froome e ha cercato di farlo cadere, È stato però la arrestato. gendarmeria lo ha arrestato. E sarebbe il caso di cominciare Questo a intanto punirli è l'arrivo seriamente. della tappa di giornata Sì, del sì. gallese che ha vinto in maglia gialla, Esatto, Thomas, esatto. quindi rimane in maglia Sì. gialla saldamente. No, Volevo. mette anche in difficoltà, però nella Sky oggi si è visto che Thomas oggi ha una gamba migliore di No, Froome. no, c'è Poi in più. la gara a tappe è lunga, quindi tutto può Ecco, volevo succedere. sentire su questo episodio anche un esperto comunque come Leonardo Bevilacqua sulla caduta di Vincenzino Nibali. Il Tour de France, ma anche come il Giro d'Italia, molte volte il pubblico non si rende conto di quello che fa.
anche se noi che andiamo in bici cioè, cerchiamo sempre a eliminare, a spostare un po' la gente, perché molte volte per aiutarci, per darci la spinta, però ci danno fastidio. Ecco, però in questo caso sembra che sia stato un poliziotto ad urtare, tra l'altro sì, a 4 chilometri credo dalla conclusione. Sì, però era, tutta, era una situazione particolare, esatto. Perché la come è normale, come succede sempre sulle tappe dolomitiche in Italia e anche in Francia, la strada si restringe, il pubblico vuole vedere il corridore, sì, ma... però fino a che si rimane ai bordi strada, fermi, ma siccome la situazione invece era dinamica e che c'erano decine di persone che correvano, c'erano queste moto, io ho visto due moto della gendarmerie che si sono ritrovate strozzate, Froome è partito e all'improvviso Nibali a terra. Quindi in quel momento probabilmente diciamo che la responsabilità è di tanti. L'unico innocente è quello che paga, purtroppo è così, purtroppo. È il nostro Nibali. È stato bello il gesto di Froome che si è reso conto della situazione. Voleva probabilmente quasi fermato, no, si sono fermati la carovana. Se no Nibali arrivava a due minuti perché esatto. Si è visto che si sono fermati. Poi c'era Bardet che forse è francese, non capisce l'inglese, quindi vabbè, diciamo è scattato lo stesso. Leonardo. Beh, vabbè, sono situazioni che anche sono successe altre volte, perché mi sembra proprio su questa tappa, in italiano che era solo e poi è riuscito comunque a vincere, è stato messo a terra da uno spettatore a un chilometro d'arrivo. Uno degli ultimi vincitori sull'Alpe d'Huez proprio, mi sembra che era, non mi ricordo, comunque un corridore della Gatorade che italiano, facile vedere, tanto sette italiani hanno vinto sull'Alpe d'Huez, non è Lelli o Guerini. Guerini. E l'hanno buttata a terra proprio all'ultimo, ma ha fatto in tempo a rialzarsi e a vincere. Comunque un'organizzazione di questo, cioè un poliziotto lì non ci può essere, cioè una moto che non è abituata a stare in mezzo, cioè probabilmente si è sentito anche lui troppo comunque, stretto da qualche persone. Responsabilità sicuramente. Meno responsabile, come diceva il presidente Marrone, è proprio Vincenzo, cioè, Nibali lì che... transennano gli ultimi 3 chilometri. Però una salita del genere con tutta quella gente, ho visto anche che c'erano pure le macchine ferme, quella è una strada molto larga, doveva essere transennata anche prima, però sono cose che succedono, purtroppo è successo a Nibali, non devono avvenire queste cose. Quindi Nibali che comunque sicuramente il suo tour si fermerà vediamo, perché penso, cioè, a meno che ha pedalato bene, poi vediamo miracoli un po', in qualche insomma, modo, però i corridori hanno non si arrendono facilmente, della vertebra è un po' difficile, speriamo che possa riprendersi per il mondiale, questo sì, sicuramente non è che quando è caduto voleva far prendere qualche cartellino giallo a qualcuno, cioè lì si è fatto male, no, vediamo, però ha recuperato bene, si sono mostrati bene, si sono comportati bene tutti quanti, cioè hanno cercato di aspettarlo, anche in una salita così decisiva è stato un ottimo comportamento. Torneremo ancora a parlare di tour, però volevo chiedere anche a Paolo Laureti, lui di cadute chissà nella sì. tua attività di ultra cycling quante ne avrai fatte, sì. no? Fortunatamente non tantissime, non gravi. No, voglio dire, però sicuramente fai tanti chilometri, sì, poi ci parlerai anche della tua prossima imminente partenza. Sì, io mi divido anche con la mountain bike, quindi lì è un po' più facile sì, poi andare giù, no? Però sì. Hai seguito il tour anche tu oggi con questa tappa, sì, che ha concluso in realtà, un po' il trittico in delle realtà Alpi, purtroppo l'ho seguita, francesi. Non l'ho potuta seguire perché ero al lavoro fino a qualche minuto fa, però ho sentito fatto che è successo. Questa brutta notizia, diciamo. Ma anche l'altro giorno fare il passaggio sulla Roubaix, insomma, in un grande giro, ha lasciato insomma più di uno qualche perplessità, perché viste anche poi tutto quello che è successo durante quella tappa, quindi non lo so, una grande corsa come il Tour de France magari certe scelte potrebbe fare in maniera un po' più, forse più oculata. Ecco, volevo chiedere subito ad Elena, che ricordiamo è la figlia di Paolo Laureti, dall'altra parte c'è anche la signora, la mamma, poi la conosceremo, Francesca, e, insomma, ti piace la bicicletta, Elena? Sì. Sì, è il fatto che papà magari, siccome fa dei lunghissimi viaggi, sia un po' fuori per diverso tempo, ti dispiace un po'? Oppure sì. Lo accetti?
Mi dispiace un po'. Mi dispiace? Alza un po' la voce, altrimenti non ti senti. Non ci sentiamo. Ti dispiace? Sì. Ti dispiace, è un po' emozionata, va bene. Sì. D'accordo, d'accordo. Allora, concludiamo, per concludere il discorso tour, perché poi sono tanti altri gli argomenti da affrontare. Abbiamo detto Thomas, in maglia gialla saldamente, al secondo posto troviamo Froome a 1,39, che sta tentando l'accoppiata, che è riuscita davvero a pochissimi, no? Giro d'Italia e tour, credo. Pantani è uno di quelli, sicuramente. Sì, adesso l'ultimo vent'anni fa. Vent'anni fa. Pantani. 98. Nel 98, perfetto. Però sono forse passati qualche 20 altro. Anni già. E poi Dumoulin è terzo a 2,37 e poi Nibali a 2,46, però c'è questo grosso punto interrogativo che probabilmente non potrà concludere e risalire domani in bicicletta. Questo lo sappiamo. Noi ci auguriamo di sì, ovviamente, perché sarebbe una grande perdita. E a proposito di perdite o anche di ritiri, e qui sono scomparsi quasi i velocisti, e domani è una tappa adatta a loro, no? Dopo questo trittico, però con quale velocista? Perché Cavendish non c'è, Grippel, Kittel pure, chi è rimasto? Ci sono Gaviria, Degen, Colpo, Sagan. Però Sagan. Sono tanti, no? Va bene. Troppi sono stati questi ritiri, Leonardo? Ma oppure cioè il velocista questo... si ritira, perché poi quando si comincia allora, a salire... Allora, Cavendish non aveva fatto vedere una buona forma, cercava di andare avanti per trovarla, ma al Tour de France non si ha nemmeno il tempo di migliorarsi, e perciò non ha fatto vedere niente e ha pagato queste tappe così dure. Anche Gaviria si è ritirato. È ritirato? Sì, quindi è un altro velocista. Poi Zabel. Però c'è Colbrelli. Uran. O Uran, che dir si voglia. Sì, vabbè, non è vabbè, però insomma sono tanti, voglio dire, vabbè. I ritiri. Sì, anche sì, ma già si sono salvati l'altro giorno, che non so, per 40 secondi no, non sono usciti fuori tempo massimo, cioè questo giro che vanno a alte, infatti avevano alzato anche il tempo del fuori tempo massimo, velocità. Ma non c'è niente da fare, con queste salite affrontate a queste velocità, a questi ritmi, cioè saltano i velocisti, cioè o sono completi e che riescono a salvarsi, se no tornano a casa. Cioè, ci saranno altre tappe ovviamente in grande salita più avanti, però vi chiedo così dall'alto della vostra esperienza, Thomas riuscirà a gestire questa maglia oppure insomma Froome, allora, come detto, la vorrà Sky sono, strappargliela, o sono anche altri, due corridori che ormai si conoscono da 10 anni, sono in squadra insieme, esatto, da 10 anni, addirittura anche prima, quando stavano alla Barwood di Corti, l'altra squadra, perciò si conoscono bene. Froome gira bene, nonostante ha fatto il Giro d'Italia, non ha quella gamba pesante che si poteva pensare che avesse, avendo fatto già una grande corsa a tappe e vinta. Lui ci tiene a lasciare il segno e fare questa impresa, perché questa è proprio un'impresa, vincere due grandi corse a tappe in un anno. Comunque il giro è in mano alla Sky. La Sky, che per me è un po', cioè viene un po', diciamo, trattata male, perché che è troppo forte, ma io dico che ben venga altre 10 Sky, cioè non è la questione che la Sky ha investito sui corridori, cioè in Inghilterra non c'erano corridori, ha portato questi ragazzi a un livello massimo. Bisogna ammirare chi spende e mette soldi per il ciclismo. Non è che dobbiamo lamentarci che hanno uno squadrone, che anche le altre squadre con altri sponsor vengono nel ciclismo. Volevo chiedere una cosa a Mauro Marrone, ma la Sky è solo una questione, diciamo, economica di soldi, o anche sta creando un sistema Sky, nel senso in qualche modo riesce a calamitare anche un po' i migliori corridori, non soltanto per il fattore economico, magari anche altri fattori di organizzazione e di altro, di preparazione? Ma sulla preparazione bisogna vedere, perché bene o male i corridori è vero che sono nelle squadre, ma spesso sono programmi propri, sono loro. La Sky che ha fatto? La Sky
prende tutti i corridori più forti e quindi oggi Bernal che si è fatto tutta l'Alpe d'Huez a tirare, anzi no, ha tirato sì, anche prima la Croix de Fer, alla fine è arrivato nei primi dieci, bello tranquillo, quindi dire, probabilmente non facendo quel lavoro sarebbe arrivato insieme ai due compagni, quindi quando hai i tre o quattro corridori più forti in salita al Tour de France, per gli altri è impossibile. Credo che proprio Nibali abbia dichiarato qualche giorno fa che se la sua squadra, Berain, avesse da investire 10 milioni in più di euro, sarebbe una nuova Sky. Certo, quindi questo per il discorso, come giustamente diceva Leonardo, magari entrare, non squadre, ma entrare nuovi capitali nel ciclismo e far diventare le squadre, diciamo, che adesso inseguono la Sky sullo stesso livello e quindi poter competere per comprare, per ingaggiare corridori migliori. Quindi la Sky fa un suo bel programma, è da dire che però non c'ha più quella filiera giovanile che aveva un tempo, si è concentrata più che altro sulla prima squadra, però è anche vero che l'Inghilterra, con tantissimo lavoro, il governo, la federazione e quant'altro, l'Inghilterra fa lavorando tantissimo su pista, l'Inghilterra è diventata oggi come oggi il paese da traino, anche dal punto di vista partecipativo e organizzativo, perché se voi vedete in televisione le tappe del Giro d'Inghilterra, è uno spettacolo di pubblico e di organizzazione. Ecco, ma per concludere, il Tour, chi lo vince? Mauro è anche un nome secco. La Sky. La Sky, va bene. Io proviamo a far saltare il banco, lo vince... Dumoulin. No, Thomas. Thomas, quindi... Froome. Diciamo uno diverso. Paolo, pure sì, tu. Sì, pure per me è Froome. Quindi la riuscirà lunga, come ha fatto al Giro d'Italia. Secondo me sì. Però Dumoulin l'ho visto molto oggi, molto bene. E sta studiando, cioè, dove poter. Quello che mi dispiace anche di ieri, quando Nibali e te, non ho visto partire Dumoulin. Cioè, una tappa di quel genere è uno che sta concentrato per poter essere protagonista, magari un sarà Tour protagonista de France, in un'altra tappa. Sapeva che c'era quella discesa, così, e quello è pane di Nibali. Certo. Secondo me lì qualcosa è mancata, o la gamba, cioè quando non c'è la gamba non c'è nemmeno la testa, ecco. Perché andare dietro a Dumoulin era un'azione giusta da fare, perché se non si fanno quelle azioni poi è inutile che si lamentano se poi arriva la salita, si mettono avanti, hanno i corridori forti e poi che attacchi? Attaccano e rientrano indietro. Cioè, noi nel 1983 con la GIS, il famoso treno di Saronni, cioè, l'abbiamo inventato noi, perché nel finale per far arrivare in volata mettevamo avanti 7-8 corridori e non andava via più nessuno. C'eri anche tu questo, tra questi corridori, certo, ovviamente. Certo. Al Giro d'Italia, quando si faceva questo, cioè, che erano le prime cose che succedevano. Un'idea rivoluzionaria, Perché prima si andava a chiudere il buco, dovevi chiudere i buchi. Come avevamo corridori di altissimo livello, si faceva un'andatura così forte, così nel finale chiunque partiva ritornava naturalmente indietro. Questo non era cambiare qualcosa, però se in salita ormai i valori dei corridori si sanno, se si riesce a portare un'andatura, chi scattava è scattato Quintana e è ritornato indietro da solo. Si è staccato pure poi. Ha perso pure un paio di minuti. Paolo Lauretti, tu invece non hai problemi di team perché corri fondamentalmente da solo, no? Sì, esatto. Quindi esatto. Lo sforzo muscolare è tutto tuo. Tutto mio, al 100%, visto che anche poi prima diciamo dell'ultra cycling, no? Però sì, anche l'ultra cycling ha diverse sfaccettature. Sì, sicuramente. Quella che questa sera insomma vado a presentare è la mia prossima avventura, che praticamente la China Express 4000. Ecco, però prima di parlare di questo, parliamo del tuo team, perché qui ci sono 4, anzi 5, con tua figlia sarà magari Elena, chissà. Se vorrà un prossima giorno magari potrà anche... Allora, ripetiamo, Bike and Dreams, sì. Siete a Pescara? Siamo a Silvi, siamo a Silvi, che ormai sì, allora, quest'anno facciamo 10 anni. Siamo 10 anni, allora cominciamo...
Con il conoscere, quanti ne sono in tutto? Siamo 18 tesserati. 18 tesserati, ma soltanto tu fai queste distanze? Sì, sì, della squadra sì. Della squadra sì. Poi ecco, ho portato anche... Però devi incominciare ad allenare qualche delfino. E poi c'è Raimondo che quest'anno ha fatto una prima esperienza su un trail in mountain bike da 300 km. Raccontare. Allora, cominciamo con chi ha il microfono, ovvero con Giulio. Buonasera Giulio. Buonasera a tutti. Allora, da quanti anni, o se questo è il primo anno, il secondo, il terzo, fai parte di questo team? Sì, che faccio parte di questo team sono 3 anni. 3 anni? Sì, 3 anni che ho iniziato con la... Cioè, prima io andavo in bici, però principalmente con una bici da strada. E poi con gli amici mountain bike, via. E così sono entrato con... Hai già partecipato ad alcune gare, magari in Abruzzo, anche fuori regione, quest'anno, in questa stagione? No, con... Sì, gare sì, diciamo Gran Fondo, così. Gran Fondo, sì. Sì. Tollo, mi sono fatto Tollo, poi mi sto preparando per Roma, veramente, cioè, sì. Quella mi piace. Quando ci sarà a Roma, Paolo? Non so, quando ci sarà? Settembre. Ottobre. Ottobre, quindi ti stai preparando per Roma, è una delle... La Gran Fondo sì, ormai. Più importanti, no? Sì, sì. Gli ultimi anni ha preso un sacco di... Stai preparando, quindi... Mi piace troppo. Che distanza sarà questa Gran Fondo a Roma? Non è tantissimo. Però ci sono magari molti saliscendi. Sì, beh, sicuramente. Il percorso, come si dice, un mangi e bevi, molto nervoso. Mangi e bevi, tanti. Ma poi Roma. Il fascino della città eterna. Roma è incredibile. Tutta per i ciclisti, organizzata, veramente bella. Perfetto, bella. Grazie per il momento a Giulio. Raimondo, microfono a Raimondo. Allora, raccontaci buonasera intanto, buonasera Raimondo, anche tu scatta la classica fotografia, insomma, da quanto tempo sei in questo team e soprattutto raccontaci un po' questa tua esperienza. Sono insieme a Paolo il fondatore di questa squadra, quindi allora, oramai sono 10 anni. 10 anni. Un po' di più che conosco Paolo, quindi però ci avete siamo... avuto quest'idea. Abbiamo avuto questa idea perché comunque in ogni caso era il sogno di portare Paolo a fare la traversata dell'America, a fare le sue imprese, e quindi è la maniera di supportarlo, quindi è la maniera di anche raccogliere finanziamenti attraverso la squadra, attraverso l'organizzazione delle nostre manifestazioni. Quindi è venuto naturale mettere su una squadra per inseguire i nostri sogni. Ecco, si diceva che tu sei uno di quelli che può in qualche modo forse cominciare a seguire le orme di Paolo. Seguire le orme di Paolo è dura, è difficile, anche perché Paolo è comunque dotato. Paolo è dotato fisicamente, Paolo non sente i dolori, Paolo regge lo stress. Mentalmente. Sorta di Iron Man in qualche modo. Ma un po' di più, perché l'Iron Man dura 6, 7, non di più. Poi ci faremo raccontare, avremo anche delle immagini da proporre ai telespettatori. Paolo, invece la tua esperienza qual è stata, quando è stata e come è stata soprattutto? Allora, la mia esperienza innanzitutto è stato un regalo di Paolo, ed è stato un bellissimo regalo. Paolo mi ha chiesto di andare con lui a fare un trail in mountain bike, quindi abbiamo fatto 320 km in mountain bike, di cui quasi il 90% in fuoristrada, quindi il 90% fatto su breccia, su terra, su dentro i boschi. Notte e giorno, anzi giorno e notte, quella è stata la cosa più emozionante, perché tu sei preparato fisicamente, ma poi la notte, certo. La notte, seguire la traccia, seguire un qualcosa che non si trova per terra, non c'era il sentiero, e quindi quella è l'emozione più forte. E quindi bisogna essere preparati soprattutto mentalmente, Paolo, in qualche modo? Sì, allora... Diciamo che... Di fondo, ovviamente, quello che dico sempre, la preparazione fisica ci vuole di base per fare, insomma, per pensare, ecco, di fare anche un trail così di 300 km. Però passato un certo step, ovviamente ci vuole anche la tranquillità mentale di sapere affrontare certe situazioni di stress particolare, no? Perché, ecco, come diceva Raimondo, passate le prime 10-12 ore dove ancora hai, come dire, quel... L'adrenalina, in qualche training, modo. No? Che comunque hai fatto. Certo. Quando si avvicina la notte, poi la notte diventa un... Anche perché vorresti riposare, no? In qualche modo vorresti riposare, perché te lo meriti pure. Perché andare, ecco, certo. Anche seguire delle tracce che non sono tracce fisiche, ma sono tracce che tu hai su un navigatore Garmin, però devi essere capace poi di saperti orientare all'interno di un bosco anche, perché quel trail lì che abbiamo fatto nei laghi laziali era anche complesso dal punto di vista della navigazione. Quindi è vero che io l'ho accompagnato, però lui è stato molto bravo a restare tranquillo anche... Perfetto.
nei momenti più di crisi profonda. Certo, che pure ci sono sicuramente, ma devono essere superati con l'allenamento non solo fisico ma anche mentale. Io sono molto curioso adesso invece di sentire la signora Francesca, che è la moglie di Paolo. Buonasera a tutti. Buonasera signora, lei come perché si è avvicinata? Vabbè, c'è Paolo ovviamente. Perché è un motivo ovvio. Però io sono come Raimondo da 10 anni nella squadra. Una delle cofondatrici. Sì. Tra io, Paolo, Raimondo e qualcun altro. E, niente, quindi ho sposato subito questa idea. Sì, perché progetto. Secondo me è un modo bellissimo di vivere insieme una passione. Paolo ha questa grande passione per la bicicletta e noi l'abbiamo sempre supportato sia nell'organizzazione delle gare, quindi la Race Cross Italy, che oggi insomma, è diventata una gara molto importante nel settore ultracycling, sia anche nel fare le gare con lui. Io prima di avere la nostra bambina ero il suo capo team, quindi andavo dietro di lui alla Race Around Austria, che era una gara di 2200 km con l'ammiraglia dietro, perché lui prima correva con l'ammiraglia dietro. E oggi mi occupo più della parte organizzativa sia per lui, per quando fa queste trasferte così lunghe, quindi l'organizzazione è in loco, e sia delle formazioni degli equipaggi, perché stiamo con Ultracycling Italia facendo un lavoro, è una società sportiva che abbiamo cercato di mettere su per dare anche una regolamentazione all'ultracycling, quindi con un campionato italiano, e ci occupiamo anche della formazione degli equipaggi e anche del coordinamento di 6 gare in Italia. Francesca, scusami, queste sono immagini che ci avete gentilmente fornito voi, lui e sì. Paolo l'avete riconosciuto, queste sono immagini di dove? Allora, questo qua praticamente, lo scorso anno ero venuto qui a presentare la Firenze Capo Nord. La Firenze Capo Nord? Che poi oltretutto, sì, questo qua alla fine hai sollevato la bicicletta, no? Come ha fatto recentemente proprio... credo dopo il Giro d'Italia? No, Froome, no, non l'ha fatto Froome. Chi è che ha fatto recentemente un gesto del genere? Perché ce l'ho scolpito nella mente. Ma capita spesso. Capita spesso. Quindi, dicevi Paolo? E qui era la partenza, sì, della scorsa... Da Firenze. Di Firenze, proprio lì, proprio da Firenze, Piazzale Michelangelo. Questa qua un po' sono immagini, no, della... raccolte lì da... insomma, dall'organizzazione che comunque era sul percorso. 4200, anche lì circa 4000 km fino a Capo Nord, 85 partecipanti da 22 nazioni e la fortuna insomma di riuscire ad arrivare primo davanti a tutti. Poi, anche perché poi ne parleremo, il percorso è studiato da te, sì, uno si può scegliere qualsiasi tipo di percorso? In questo caso il format prevedeva 5 checkpoint. Dovevi transitare per forza, ma fra un checkpoint e l'altro ogni partecipante poteva scegliere il percorso che più secondo lui era, sì, che era congeniale, migliore. Quindi si parlava prima di satellitare GPS, si usa? Sì, allora io praticamente per motivi anche di sicurezza, credo. Sì, abbiamo un rilevatore, io quando faccio queste gare in solitario ho sempre un rilevatore GPS con il quale chiunque mi può tracciare anche online, no? Quindi, ma si fa proprio per un motivo di sicurezza. Sicuramente, di sicurezza. E poi vabbè, abbiamo il navigatore, ma quello ci serve per sapere un po' dove per il percorso. Dulcis in fundo c'è Pasqualino Olino, non so se possiamo andare avanti, mi rivolgo al nostro regista se dobbiamo andare in fascia pubblicitaria, altrimenti andiamo avanti. Possiamo andare avanti? Ok, perfetto. Allora, Pasqualino Olino, buonasera. Prima di iniziare la trasmissione hai detto non mi far parlare, sono timido. Vinciamo la timidezza. Ci sono altri più potati, quindi no, vabbè, era solo per questo. Non è questione. Allora, la tua esperienza in questo team, Lino, com'è stata? Come pensi che possa continuare? Insomma, da quanti io anni? Io sono entrato in questo team circa 5 o 6 anni fa, ricordo di preciso. Anch'io sono partito da una ventina d'anni dalla bici da strada per poi innamorarmi sempre di più della mountain bike, adesso facciamo quasi esclusivamente quello. Collaboro con loro per l'organizzazione delle varie attività, quindi la nostra Race Cross ogni anno ci impegna un pochettino. Vedo che stiamo facendo qualcosa di buono perché ogni anno aumentiamo il numero di iscritti, quindi... Hai detto 18, se non ricordo male, no? Di iscritti? 18? Della squadra, sì. Della squadra. Sì, sì, sì. Vuoi fare una domanda? No, Leonardo, no, una curiosità della gara. Anche, sì, anche sì. Mauro, se volete fare domande potete sicuramente intervenire quando e dove volete. Mauro. Ma è un'attività, è un'attività particolare, però è l'ulteriore conferma che la bici
per l'uomo è una sfida, perché certo, sicuramente le imprese che fa lui sono sfide con se stessi, sfide cui c'è lui, la bicicletta e la strada, quindi sicuramente la bicicletta è una compagna e amica di queste avventure, uno strumento fondamentale. Ecco, ma possiamo dire che pedalare non è soltanto un impegno muscolare, ma anche una, uso una parola forse un po', una predisposizione dell'animo. A me quando mi dicono: Paolo, ma tu fai tutte queste imprese estreme, guarda, alla fine... Perché si fanno queste? Perché si fanno? Dici, perché lo fai, Paolo? Dico, guarda, la bici alla fine è il mezzo, ma non è il fine. A me lo stimolo è proprio l'avventura, l'improvvisazione, il viaggio che mi fa amare questo tipo di manifestazioni. Quindi poi è vero che c'è anche un lato mio che è competitivo, e quindi lo scorso anno ho avuto anche la fortuna di fare praticamente anche una buona posizione, però quello che rimane poi non è la classifica, ma è l'esperienza che hai vissuto con la bici. E in certe condizioni, quando ti trovi tu la bici e poche altre cose con te, apprezzi anche meglio alcuni valori. Allora, prima di fermarci per una breve pausa pubblicitaria, volevo far completare, perché forse l'ho interrotto, Lino, cosa vuoi aggiungere alla tua esperienza? No, io, come stavano dicendo, la bici per me è iniziata un po' di anni fa solo per una piccola sfida. A me piace stare a tavola, piace mangiare, però per non aumentare i chili ho detto vado in bici. Esatto, per smaltire un po'. Ho iniziato 20 anni fa ad andare in bici e continuo ancora. Quindi... Ed è d'accordo il nostro Andrea Berardinelli sicuramente, soprattutto per il discorso della prima parte della tavola, Andrea? Non va in bici, però allena altri muscoli, muscoli da tavola, io dico. No? L'unico problema è che abbiamo sempre più strade rotte, abbiamo sempre più automobilisti che non ci sopportano su strada, loro dicono lo stesso di noi, però. Sì, perché qui chiaramente io devo fare un po' bilanciare le cose, perché a volte anche i ciclisti, invece di andare in fila indiana, magari occupano la carreggiata. Noi abbiamo scelto mountain bike e ce ne andiamo in campagna. Esatto, forse è la cosa, stagione, verdura di stagione, è la cosa migliore. Noi non abbiamo problemi. Sicuramente. Allora, credo che dobbiamo a questo punto fermarci per una prima breve pausa pubblicitaria. La linea allora torna a Danilo Cinquino in regia. Tra pochissimo torneremo in studio con i nostri ospiti. Bene, di nuovo in studio, questa è Bici Mon Amour, puntata numero 16 di questo primo nuovo ciclo, prima nuova serie dedicata al ciclismo. Torno dal presidente Mauro Marrone, perché adesso parliamo un po' dell'attività anche che si è svolta proprio ieri su pista. Tra l'altro, noi la pista la trattiamo perché è un aspetto secondo me fondamentale del ciclismo. Si dice sempre, ma credo ha ragione, che un bravo pistard è sicuramente anche un bravo corridore sulla strada, perché si imparano in un mondo del ciclismo ideale tecniche. Adesso mi farò qualche nemico, in un mondo del ciclismo ideale si dovrebbe fare la prima formazione in pista, su pista, questo volevo la dire. Seconda formazione in mountain bike e solo alla fine di questo percorso arrivare all'attività su strada. Quindi, è una mia opinione, ecco, ma Leonardo, tu hai seguito diciamo che è una mia opinione via? Ma diciamo che ci sono i fatti lo sono d'accordo, il quindi, problema. Se un tecnico è d'accordo con me, sono a cavallo. Sono d'accordo, cioè parlano anche i fatti, cioè la pista, oltre per la sicurezza, perché chiamare ragazzi... Tanto, scusami, queste sono immagini girate proprio ieri al velodromo Alessandro Fantini di Lanciano. 70 ragazzi. Io ringrazio Gaetano D'Alessandro che ci ha dato queste immagini, poi avremo anche un contributo, perché ci sono stati ieri... Era l'ultima prova della Coppa Abruzzo Marche su pista esordiente allievi e anche campionato regionale. Allora, facciamo completare Leonardo sul discorso dell'importanza. Anche più facile reperire i ragazzi, le mamme portano il ragazzo nella pista, zona chiusa, cioè è il futuro, però il problema è la disponibilità di questi impianti. L'impianto più importante in Italia ha problemi. Grossi problemi. Ma ti riferisci fortuna, a Montichiari? Riferisco a Montichiari. Qui da noi Lanciano, per fortuna che la squadra ha avuto problemi. Ma non solo per fortuna, ma direi che... Per fortuna, ma non diciamo così, perché altrimenti quelli del calcio... No, diciamo che con la nuova società, io infatti ringrazio pubblicamente sia il presidente De Vincendis che il manager Nicolucci, il nuovo Lanciano, diciamo così, quest'anno è stato collaborativissimo.
ci hanno dato tutto lo spazio che abbiamo chiesto, c'è stata una grande collaborazione e spero che questo continui in futuro. Ieri tra l'altro c'è stato il campionato regionale della nostra gara, sì. E contemporaneamente il Lanciano ha presentato un giocatore, quindi è stata una giornata di sport a tutto tondo. Perfetto. Quindi, cioè, la pista ottima, la mountain bike ancora meglio, sono tutte attività che fanno bene al ragazzo, che il ragazzo di oggi non è il ragazzo di 30 anni fa, di 20 anni fa, che correva, era libero, andava, saliva sugli alberi, adesso sono tutti col telefonino, fermi, e praticamente queste attività dove si calcola il colpo d'occhio su pista, dove si va in mountain bike, sono tutte attività che servono e sono necessarie per poter avere dei ciclisti preparati e che a mandarli su strada riescono a capire il pericolo. Presidente Marrone, allora parliamo invece proprio di questa giornata, un'intera giornata, mattina e pomeriggio, doppia sessione dedicata proprio, come dicevi prima, a questa Coppa Abruzzo Marche, ma anche ai titoli regionali. Sì, come dicevo, abbiamo avuto circa 70 partecipanti, categoria esordiente allievi, abbiamo fatto anche una piccola gara con i giovanissimi che cominciano a girare su pista, del resto abbiamo avuto più di una giornata con la pista di Lanciano piena di giovanissimi che si esercitavano nella massima sicurezza, questo è fondamentale. Ma anche tecnicamente abbiamo avuto dei bei risultati, perché abbiamo avuto sia negli allievi che negli esordienti, nella prova di velocità, dei bei tempi di qualificazione, quindi anche gare molto combattute, c'è stata una corsa a punti che fino all'ultimo in bilico, quindi c'è stato tantissimo. Abbiamo avuto anche il piacere di avere una campionessa, una fresca campionessa italiana, Eleonora Ciabocco, che è tesserata nelle Marche, però per una società, il team di Federico, che è una società abbiamo avuto ospite la signora Silvia Eleonora, che è campionessa italiana ciclocross, campionessa italiana su strada, ha dimostrato, esatto, che anche su pista potrebbe competere ai massimi livelli. Quindi è stato anche questo un piacere. Dicevo, tanti partecipanti, dalle Marche sono venuti anche numerosi. Un piccolo dispiacere è stato che il Lazio ha organizzato lo stesso giorno, all'ultimo momento, il suo campionato regionale, quindi gli atleti del Lazio, che di solito erano venuti a correre da noi, non sono peccato, perché insomma le gare su pista non ne sono tantissime. Sì, potevano scegliere un'altra data, visto che le nostre erano pubbliche dal mese di aprile, però va bene così, non è... I risultati li abbiamo avuti lo stesso, partecipanti anche, buoni risultati. Tra l'altro questa è stata anche come prima selezione per i campionati italiani, esatto, perché partiremo il 29 di luglio per 4 giorni al velodromo di San Francesco al Campo, vicino Torino. Andremo con 7-8 ragazzi, quest'anno faremo le prove a squadre maschili tutte e due, quindi sia l'inseguimento che la velocità squadra. I ragazzi sono stati già decisi, il responsabile... C'è una preselezione, adesso oggi i ragazzi che ieri hanno corso oggi erano già in pista ad allenarsi, e martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana è responsabile della struttura della pista. È Giuseppe Bernardi, che però oggi non c'era perché era a Montichiari, oggi e domani, per un corso a Montichiari, però non cioè sono... ieri non c'era, vorrei dire. Ieri. No, ieri c'era, no, ieri è partito c'era. Questa mattina. Sono 2 giorni di un aggiornamento a Montichiari, che però per la chiusura del velodromo non l'hanno fatto lì vicino, insomma, quindi nonostante sia un tecnico preparato, continua a studiare ed è giusto così, perché era un corso in cui era presente Marco Villa, che penso che non lo dobbiamo presentare. Oltre a un grandissimo pistardo, oggi come oggi è il commissario tecnico che ha portato l'ultima medaglia Viviani d'oro. A prendere medaglia alle Olimpiadi, in più Salboldi, che è il tecnico della nazionale femminile, che vince tutto. Quindi è stato sicuramente per Giuseppe Bernardi saranno 2 giorni di grosso apprendimento. Ma noi abbiamo vuoi aggiungere qualcosa? No, in più devo ringraziare la federazione, perché ci ha messo a disposizione, adesso ce lo consegneranno, un'attrezzatura che servirà per verificare anche la preparazione dei nostri ragazzi, quindi è l'ulteriore dimostrazione che la federazione anche a livello nazionale sulla pista ci sta credendo, ci sta investendo. Quest'anno, dopo un anno di contrazione, sono tornati a darci un buon contributo per questo tipo di attività, quindi siamo contenti. Poi noi in Abruzzo abbiamo un responsabile dell'attività su pista, Antonio Di Lizio, che
È partito da non conoscere il ciclismo su pista, adesso è follemente innamorato del ciclismo su pista. Io lo ringrazio perché ieri scherzavo, gli dicevo che fra 200 anni, quando non ci sarà più, gli faremo un monumento per il lavoro, per il lavoro che sta facendo. E intanto noi questo signore Antonio Di Lizio lo sentiamo perché è stato intervistato per noi e per voi da Luca Alò proprio ieri al velodromo Alessandro Fantini. Sentiamo che cosa ha detto. Antonio Di Lizio, presidente dell'SD Abruzzo Pista. Siamo nella fase centrale della stagione su strada, ma in estate è tempo di ciclismo su pista. Abbiamo archiviato le gare di Avezzano, anche quelle di Ascoli Piceno in seno al circuito Abruzzo Marche Pista, quest'oggi a Lanciano, prova di campionato regionale Federciclismo Abruzzo per esordienti allievi. Un bilancio di questa giornata con tanti elementi interessanti in proiezione dei campionati italiani in Piemonte dal 30 luglio al 3 agosto a San Francesco al Campo. Allora, oggi la ciliegina sulla torta, mettiamo, per la Coppa Abruzzo Marche, diciamo, è stata una giornata stupenda e continua a essere stupenda con le varie prove da finire. La mattinata si è svolta con le gare con gli allievi, sia l'inseguimento individuale femminile e maschile che a squadre, e tutto positivo e pronti e carichi per andare verso i campionati italiani. Quindi tanta positività in corpo per dare il meglio nell'appuntamento tricolore, grazie a degli elementi interessanti della nostra regione come Antonio Rocco, Simone Roganti, Giuseppe De Laurentiis, Noemi Lucrezia Eremita e anche una sorprendente Eleonora Ciabocco, fresca del titolo italiano su strada, che oggi ha fatto registrare il miglior tempo nella velocità rispetto alle donne allieve. Quindi con quali premesse si presenta l'Abruzzo della pista per l'appuntamento tricolore? E andiamo ai campionati italiani per dire la nostra, per non essere più il fanalino di coda dell'Italia per quanto riguarda la pista, ma per dire la nostra. Comunque bisogna anche dire che abbiamo fatto un ottimo percorso, perché negli ultimi 2-3 anni questi ragazzi sono cresciuti sia sulla strada che anche grazie alla pista sono migliorati tantissimo, quindi siamo positivi e pronti per andare su a Torino per dire la nostra. Non c'è solo lo sforzo dei dirigenti dei team, ma anche il Comitato Regionale Abruzzo che ha portato avanti questo circuito abruzzese, e anche la sintonia positiva con il Comitato Regionale delle Marche per mettere in piedi il circuito. Quindi la pista abruzzese sta facendo vedere il meglio di sé. Sì, ci stiamo provando, adesso sono al quarto anno, però diciamo il terzo anno che mi sto impegnando, sto cercando di migliorare. Spero che per il futuro ci siano possibilità di far venire anche altre regioni a gareggiare con noi. Non è semplice, però ci vuole tanta forza e determinazione, però devo dire che il Comitato Regionale mi appoggia pienamente su tutto quello che si prova a fare, e quindi diciamo ho la mia positività per andare avanti. Così dunque Antonio Di Lizio, ringraziamo ancora Luca Alò per l'intervista, per le immagini Gaetano D'Alessandro. Adesso abbiamo una telefonata importante, anche perché ci arriva da fuori Italia. Andiamo in Belgio a chiedere a Marta Bastianelli. Buonasera Marta. Ciao, buonasera. Stai correndo in Belgio, vero? Sì, sono in Belgio a correre il Benelux Tour, del Giro d'Italia. È partito questa sera con un prologo e finita domenica. Ecco Marta, tra l'altro il Belgio che ti ha portato fortuna all'inizio della stagione, no? Perché hai vinto la Gent Wevelgem. Sì. Quindi... Sì, è vero, mi ha portato fortuna. Tra l'altro siamo vicino a Brabante, che è l'ultima gara che ho vinto qui in Belgio, quindi mi auguro che domani... Insomma, senza dire nulla, però speriamo in qualcosa di buono. Senti, sei reduce, dicevamo, abbiamo ricordato, dal Giro d'Italia che si è concluso domenica. Ecco, com'è andato questo giro? Sei salita una volta, credo, sul podio con un secondo posto, se ricordo bene. Sì, praticamente c'è stata quella, diciamo, volata un po' ambigua, che speravo nella vittoria.
però le volate sono sempre un po' a sé e quindi mi sono accontentata di un secondo posto. Poi non ci sono state poi tantissime altre possibilità di volate, perché comunque è stato un giro abbastanza impegnativo, per cui è andata così. Adesso invece stiamo vedendo proprio le immagini del marzo scorso della Gandvergen, che hai vinto invece con una volata in qualche modo, quindi voglio dire sei molto forte, no? in questo tipo di nello sprint. Sì, io allora praticamente ho avuto anche una squadra abbastanza competitiva e diciamo che alla fine è girato tutto un po' come volevo, nel senso che a volte le gare sono sempre un po' che magari speri che vadano come tu vuoi, però non sempre va così e quindi deve girare un po' tutto bene, come anche la fortuna. Senti, dopo il Belgio quali saranno i tuoi altri impegni? Allora, questa sera è arrivata la convocazione per l'Europeo e quindi sono qui per preparare proprio quello, è l'ultimo blocco di gare che mi permetterà poi di andare a Gasdorf nel 5 di agosto nel migliore dei modi. Speriamo di fare una buona gara e anche lì di portare un bell'ottimo risultato. Senti Marta, sì, dimmi. No, volevo dirti, ci stiamo accavallando. Completa il tuo discorso prima. Nulla, dicevo appunto che questa è una gara che mi fa completare un po' il blocco di lavoro per arrivare al migliore dei modi per gli europei che ci saranno il 5 agosto. Il 5 naturalmente è un grande in bocca al lupo per questo importante appuntamento. Dicevo, sanno gli appassionati che tu non sei abruzzese, però hai dei fortissimi legami con l'Abruzzo. Vuoi salutarci? Vuoi salutare qualcuno? Ma sono qui ormai da 6 anni, diciamo sì. Che sono un po' abruzzese acquisita, mi sento abbastanza abruzzese, anche perché tra l'altro a volte parlo anche abruzzese, mia mamma si arrabbia perché non capisce e quando gli parlo al telefono mi dice parlami bene perché altrimenti non ti capisco. No, sono legata qui a questa terra, una famiglia eccezionale, la famiglia dei padri che comunque mi assiste in tutto quello che faccio, se non fosse per loro il mio lavoro sarebbe molto difficile, perché sono via praticamente tantissimi mesi, tantissimi giorni, 2 mesi all'anno, quindi loro sono una parte significativa del mio lavoro e nulla, saluto proprio loro, saluto tutti voi e mi auguro di poter venirvi a trovare in trasmissione, perché hai fatto una promessa ormai. Va bene. Sì, come no. D'accordo, grazie di cuore a Marta serata. Bastianelli per questa preziosa parentesi che ci ha regalato. Allora, torniamo dagli ospiti. Allora, Paolo, raccontaci questa tua nuova impresa che hai già preparato da tanto tempo, sì. Però ormai la data è quella che è. Anzi, facciamo così. Andrea Berardinelli, il nostro cameraman di studio, mi dice che dobbiamo fermarci per la seconda ed ultima volta e poi andremo dritti verso il volatone finale fino alle 22, tra poco. Ultima parte di Bici Mon Amour, torno da Paolo Laureti perché adesso devi in qualche modo raccontarci come hai preparato e soprattutto come si snoderà questa nuova impresa. Sì. Hai parlato prima di Cina. Sì, allora dopo... Perché innanzitutto la Cina? Perché dopo il 27, diciamo 27, la data, allora, cioè, il 27 luglio, partirai sì, dall'Italia. Poi la partenza da Urumqi, che praticamente è la città al confine ovest della Cina, quindi al confine col Kazakistan, il 30 ci sarà la partenza di questa bikepacking adventure. Perché la Cina? Perché dopo aver fatto Stati Uniti, Europa in lungo e largo, te ne vai in Oriente. L'Oriente insomma era una meta molto, molto interessante sotto tanti punti di vista, sia per il percorso, che a differenza ecco, sia di Europa che di Stati Uniti, il primo tratto sarà molto complesso, perché di fatto da Urumqi la prima metà del percorso è fra il deserto dei Gobi e quello del Tamaklan. Quindi acqua e cibo saranno due elementi su cui prestare molta attenzione, perché in realtà nella prima metà del percorso sarà una delle difficoltà più grosse. Ripeto, noi siamo
Io vado con avrò un compagno di avventura che è Giorgio Murari di Verona, col quale feci nel 2014. Quindi siete voi due gli unici italiani che questa impresa da pazzi volete compiere? Sì, ci proviamo. Poi dico io questo. Si progettano, poi bisogna vedere se si riescono, come dire, a completare, perché poi insomma gli elementi di difficoltà sono molteplici, fra cui ecco anche l'acqua, che uno in condizioni normali insomma non è un problema, ma avremo un settore in particolare sempre lì nel primo tratto al confine con la Mongolia, che è di circa 500 km, dove non avremo nessuna fonte. Partirete, Paolo, il 30, ma c'è un tempo massimo, una data massima, anzi. Sì, la data limite praticamente sono, noi dobbiamo fare... Ecco, questa è la maglia, abbiamo appena visto. Sì, ecco. Allora, praticamente la maglia questa è stata, c'è il simbolo del dragone. Del dragone, ovviamente, la Cina. Siamo in Cina ed è stata progettata proprio per... Quindi indosserai questa maglia. Sarà questa la divisa con cui affronterò praticamente il percorso della Cina. Come vedete è una divisa classica, perché tante volte mi chiedono anche: Paolo, ma che materiale utilizzi? In questo caso la divisa è una divisa classica, la particolarità è nel fondello, perché negli anni insomma ho collaborato con un'azienda che si chiama Elastic Interface, con il quale abbiamo studiato insomma c'è stata una fase di test importante per provare diversi tipi di fondelli. C'è uno sviluppo in qualche modo del materiale. Sì, esattamente, perché poi i punti di contatto in una gara di così lunga distanza sono fondamentali. Quanti chilometri al giorno? Sono 4.000 e passa chilometri. Allora, la media che vorremmo fare è di 300? Circa 300 km al giorno. Lo scorso anno Firenze Capo Nord arriva a fare 400 km al giorno, ma ovviamente, ripeto, le condizioni logistiche e qui sono diverse. Sono completamente diverse. E dicevamo, 30 partirai dall'Abruzzo il 27, il 30 invece partirai dalla Cina. Sì. Per completarlo in quanto tempo questo percorso? Io ho programmato di completarlo in 13 giorni. 13 giorni, due settimane, insomma, scarse. Sì. Però significa 300 insomma, km al giorno. Significa 300 km al giorno e ovviamente giorno dopo giorno la fatica. Hai detto che avrai un compagno di viaggio, ma se uno dei due dice l'altro va da solo, se uno dei due magari è più stanco. Per forza. L'idea è di andare insieme, ovviamente. Certo. Ripeto, soprattutto perché in questo caso qui avere un compagno in certi settori, insomma, è di aiuto, perché, ripeto, ci sono delle zone dove veramente bisognerà prestare molta attenzione. Siamo due persone che comunque abbiamo avuto esperienze importanti. Però nulla, nonostante questo bisognerà insomma procedere con molta cura e fare le scelte giuste, perché sbagliare il percorso poi pesa sulle gambe, per esempio, no? Perché anche la difficoltà della navigazione c'è insomma in certe zone. Senti, poi ci sta anche il rischio, tra virgolette, di fare incontri inaspettati, insomma, speriamo, qualche animale con qualche anche persona un po' poco benevola nei tuoi confronti. Perché tu, ripetiamo, siete in due, però rischiate anche di essere da soli, no? Tratti. Allora, noi saremo in alcuni tratti completamente da soli. Quindi, non è che abbiamo un team di supporto, quindi di fatto viaggeremo da soli. È vero che poi dalla seconda parte del percorso insomma passeremo villaggi, città, quindi sarà la parte più densamente popolare della Cina. Da Xi'an in poi, che Xi'an era famosa per i guerrieri di terracotta, credo che le abbiamo viste in quelle fotografie che ci hai mandato. C'era da lì in poi insomma ci sarà più vita, quindi la parte diciamo di complessità di cibo e acqua dovrebbe essere superata. Quindi, però i primi 1300-1500 km saranno quelli più complessi. Qual è in questi 4200 km circa il momento più difficile secondo te? Quale può essere? A metà percorso, nella prima parte, l'ultima? Allora, magari si sente più la fatica? In questo tipo di manifestazione tipicamente i partecipanti si ritirano i primi due giorni. Il grosso dei ritiri. Perché? Perché se incominci ad andare in difficoltà nelle prime 24-48 ore e immagini che devi fare altri 10 giorni, di testa poi si molla. Passati questi primi 2-3 giorni, dopodiché, ripeto, la parte più difficile sarà quella del deserto, dove saremo fra i due deserti, del Tamagrande e del Gobi. Per non appesantire troppo la bicicletta, nessuna tenda, soltanto un sacco a pelo, no? Mi sbaglio? Sì, avremo... La tenda non ci sarà, la classica tenda, però... Una leggera, leggerissima. Il problema sarà il carico di acqua che dobbiamo portare. Perché dovremmo avere in quei tratti, dovremmo caricare almeno 8-10 litri d'acqua, che ovviamente peseranno sulla bici. Signora Francesca, insomma, ci ha fatto un racconto chiaramente con qualche rischio che c'è sicuramente. È tranquilla lei, signora? Diciamo che ho fatto un po' l'abitudine a questa cosa,
visto che lui ha già fatto la Trans American Bike Race e l'anno scorso Callo Capo Nord, dove qualche incontro con i bufali in America l'ha fatto. Sì, abbiamo visto delle immagini. Sì, quelle erano proprio della... Certo, non nascondo che siamo preoccupati. Lui ha sempre badato molto alla sicurezza, quindi abbiamo questo dispositivo satellitare che lo traccia in qualsiasi momento. Quotidianamente. Ci sentiremo con i mezzi moderni che per fortuna ci aiutano. E niente, lo aspetteremo insieme a Fiumicino all'arrivo, al rientro. Sicuramente, sicuramente. Elena, che cosa mi puoi dire? Insomma, papà vuole compiere questa grande impresa, che mi dici? Un giorno vorrai fare anche tu quello che fa papà? Sì? E perché lo vorrei fare? Perché cosa ti piace? La bicicletta ti piace? Sì, vai già in bicicletta. Sì. Ok. Ci vai a scuola oppure ci... No, a scuola forse no, vai in giro. Qualche volta. Scuola. Qualche volta. Ma quanti baci darai a papà quando il 27 partirà da casa? Tantissimi. Perfetto. Sì, è un po' emozionato. È emozionato. No, non è così di poche parole. No, se vuole intervenire, poi può farlo. È esattamente l'opposto. Torno da Leonardo. Leonardo, prima si accennava agli appuntamenti che ci sono stati recentemente, l'ultimo abbiamo già visto il contributo su pista con i campionati regionali, però ci sono stati altri campionati regionali recenti di mountain bike, per esempio, che vi ha visti come team protagonisti. Vuoi raccontarci tu qualcosa? Era presente anche il presidente, comunque presente. Per la società Prati di Tivo, anche importante un titolo regionale. Nella categoria juniores vinto da? Con Gabriele Scannella e secondo il fratello che è arrivato sesto, una questione di famiglia insomma. Sì, due gemelli che diciamo ci hanno dato questa maglia che si va ad aggiungere alle altre, mentre i dilettanti si stanno comportando bene. Domenica in Toscana abbiamo è arrivato undicesimo uno dei giovani, parliamo di ragazzi al primo anno tra i dilettanti, e dire un undicesimo posto è possibile, però arrivare nelle gare in Toscana con corridori che hanno corso insieme anche ai professionisti, cioè ci fa piacere che il lavoro che stiamo facendo con i giovani, avendo tutti i giovani al primo anno, ci fa ben sperare per i prossimi anni. Rinfrescaci un po', hai accennato alle categorie, no? Under 23? Under 23, ma sono tutti poi, ragazzi al primo anno. Anche le varie categorie? Noi abbiamo, allievi? Noi abbiamo la scuola ciclismo con i ragazzini che fanno un'attività sia su strada che fuori strada. Fuori strada. E poi cioè, dove ci impegna veramente la squadra di Under 23. Ragazzi tutti al primo anno, cioè Under 23 fino a 23 anni, ma i nostri hanno 18-19 anni massimo. E già nonostante sono stati fermi per gli esami, perché sono tutti ragazzi che quest'anno hanno dovuto fare tutti gli esami di Stato, la maturità. E praticamente su 8 corridori 7 hanno fatto gli esami di Stato, siamo ritornati alle gare e cioè, non si pensava che potevamo dire di avere questi risultati. Adesso faremo un periodo di ritiro a Pineto e incominciamo a parlare e a vedere per il prossimo anno che cosa dobbiamo fare. E tra l'altro a fine luglio ci sarà l'unica, credo. Sì, adesso abbiamo ormai due una gare per la Bruce, l'unica gara domenica 23. Già nelle Marche che per noi è vicino anche chiaro. Se sono però poi io mi riferivo alla gara di Garrufo. Però Garrufo che sarà anche campionato regionale, esatto. Perché è l'unica gara e ci sarà il titolo. Vediamo se si può aggiungere un'altra maglia a questa che già abbiamo preso nella mountain bike. E lì c'è la concorrenza forte della squadra di Umbertone, Umberto di Giuseppe, dell'Ara. So che Umberto è colui che in pratica organizza un po' il factotum di questa bellissima gara, l'unica, lo ripetiamo, ancora rimasta noi... in Abruzzo. Vediamo un po' perché lì c'è anche... competizione, è una sana competizione. Certo. Sono quattro squadre Ci che fanno attività squadre, Under 23 abruzzesi. Quali sono le altre due? Sarà una bella lotta perché c'è il pedale Sant'Egidiese, che anche loro hanno tanti ragazzi del primo anno come scelta che ha fatto tanti giovani. Che ha fatto Leonardo. Poi vabbè c'è la squadra di Umberto di Giuseppe
con quelli corridori un po' più esperti, e poi c'è la Vini Fantini Europa Vini, che tra l'altro due settimane fa con Matteo Rotondi ha vinto anche una gara nel Lazio, quindi sarà una bella battaglia per conquistare le maglie di campione regionale. Sicuramente, sicuramente. Poi, prima, per concludere un po' il discorso, Leonardo parlava di Prati di Tivo, è stata una bella gara, tanti partecipanti, un percorso preparato dai ragazzi di Prati di Tivo tecnicamente di ottimo livello, poi il paesaggio di Prati di Tivo con quella montagna che incombe è bellissimo, quindi è stata una bella giornata di sport, ma anche come campionato diciamo che è stata una bellissima giornata. Prossimi appuntamenti magari del prossimo fine settimana da segnalare, abbiamo già detto. Domenica abbiamo il Giro d'Italia Handbike a Roccaraso, la quarta tappa, quindi è una gara importantissima. E poi vabbè, il 29 abbiamo Garrufo, c'è tutto un agosto pieno di manifestazioni, come anche settembre, diciamo che fino alla fine di settembre, primi di ottobre ci sarà tutte le domeniche, non solo da correre. Volevo tornare un attimo da Leonardo, perché accenniamo anche a questo fatto che insomma prima parlavamo di tuo fratello Antonio, no? Che è direttore sportivo della Colpac. Insomma, che non ha bisogno di presentazioni per gli addetti ai lavori, ma anche così come nome, praticamente è una delle squadre più titolate, insieme credo alla ZALF, insieme alla ZALF in ambito proprio Under 23. Loro hanno scelto di un altro anno di passare alla Continental. Ecco, io questo volevo chiedere, questo è un progetto che va avanti? Questo quindi... è un progetto che va avanti. Infatti noi siamo nati come squadra d'appoggio per i giovani. Un altro anno la squadra sarà Continental, anche perché con i nuovi regolamenti dove anche i giovani possono partecipare alle gare regionali, cioè una squadra di quel livello che fa anche un'attività internazionale, cioè partecipando alla Parigi-Roubaix, alle Ligi-Bastogliesi, tutte queste classiche sia in Spagna che in Francia, a quel punto è meglio fare un'attività Continental dove possono, cioè non succede quello che è successo quest'anno al Giro d'Italia, dove si sono trovati a correre con squadre che venivano dall'America, che avevano fatto il Giro di California e praticamente avevano un'altra marcia e non c'è stata competizione. Il primo italiano, che era poi della Colpac nei primi 10, allora c'è stata questa scelta di ormai il futuro è Continental, vogliono squadre di altissimo livello, vediamo un po' come sarà questa nuova avventura. Come il futuro è Continental, non so, però per quel che riguarda il professionismo è una terza categoria, no? Perché sì, le produrre, è una le serie B del ciclismo, però praticamente... Ma questo è per far correre un po' tutti, perché magari... Ma il discorso qual è? Non ci si fida troppo dei giovani? Allora, il problema è che noi in Italia abbiamo avuto una formazione diversa, diciamo una tradizione diversa da tutti gli altri paesi. E cosa è successo? Che la formazione dilettantistica classica, la formazione dilettantistica classica, come era fino a quest'anno la Colpac o altre società, la ZALF e quant'altro, correndo sempre gli stessi 150 corridori, sempre nelle stesse gare, non essendoci il confronto con i più forti e con altri, alla fine ci si è chiusi un pochino. Che noi fino a 15 anni fa, 10 anni fa, nella categoria Under 23 il podio dei mondiali era tutto italiano, cioè ricordo edizioni in cui gli italiani, quattro partenti, primo, secondo, terzo e quarto. Negli ultimi anni non riusciamo a salire sul podio, perché? Perché all'estero i ragazzi, è vero che confrontarsi con i più forti porta spesso e volentieri a dover prendere delusioni, però è pure vero che poi c'è lo stimolo di migliorarsi, quindi bisognava prima o poi che arrivassero a capire che queste formazioni, che le formazioni come la Colpa, che altre formazioni, arrivassero a capire che per crescere bisogna confrontarsi con i migliori, è inutile confrontarsi sempre con gli stessi. Finalmente ci sono arrivati e sono sicuro che brevemente avremo risultati. Giro d'Italia anche l'anno scorso. È un discorso che è successo perché tanti anni fa le nazionali venivano a correre in Italia. Cioè l'Italia era praticamente adesso, questo con i cambiamenti che ci sono stati, non sono più, cioè l'Italia non è il punto di riferimento, come nel ciclismo dilettantismo, ma anche come il professionismo. È la stessa cosa,
se vogliamo salire di livello, perché ci sono molti ragazzi che smettono nei primi due anni da dilettanti e non riusciamo a li perdiamo, i corridori non ci sono, cioè, i ragazzi non ci sono, avendo questo giro più largo e purtroppo andando noi adesso a correre in Francia o in Belgio, così riusciamo a risalire un po' la china. Però il confronto con altre anche scuole, se vogliamo, è sempre un confronto. Ma noi abbiamo fatto proficuo. Scuola, il problema sì, è che siamo rimasti magari, lì. Vabbè, adesso sempre si può... cioè, adesso non possiamo lamentarci, certo, della Sky, quello che volevo dire, sì, prima. Non possiamo lamentarci delle squadre australiane che prima venivano qui in Italia. Quindi occorrono, cioè, nuovi mecenati, nuovi sponsor, dobbiamo anche aprire, nuovi investimenti, aprire un po'. È stato commissario tecnico della nazionale australiana per tanti anni, un corridore, adesso sì, non ricordo il nome, che è venuto in Abruzzo a imparare cos'era il ciclismo vent'anni, certo, fa. Sì, adesso lui è venuto in Italia, ha imparato quello che era il ciclismo. Non me lo ricordi tu, Leonardo? Non me lo ricordo. Per il discorso è anche questo: vent'anni fa a livello mondiale c'erano 30 nazioni, adesso ci sono 100 nazioni, cioè, ma anche al mondiale di ciclismo, oggi come oggi, partecipa anche un posto che si chiama St. Kitten and Mary, che è un isolotto del Pacifico, che 30 anni fa non esisteva, eppure adesso sono competitivi anche loro, cioè pure le isole Mauritius. Quindi quello che bisogna capire, è che il ciclismo oggi come oggi è un fenomeno mondiale, e ovviamente se prima eravamo in 30 a correre era più facile che vincevamo, adesso ne siamo 150 a correre come nazioni, e ci deve essere i paesi del Nord Africa. Chi poteva pensare che venissero fuori corridori dal Marocco, dall'Algeria, invece stanno venendo fuori. L'Iran c'ha corridori, certo che è un bene. L'Iran c'ha corridori che sono forti, cioè anche l'Asia l'Etiopia, sta venendo fuori. L'Etiopia è uno squadrone. Io mi ricordo la nazionale del Qatar, i campionati del mondo militari 15 anni fa a Catania, 5 km in discesa, arrivarono al punto di partenza, dopo 5 km di discesa 10 minuti dopo. Erano adesso staccati. Non è più così, è l'evoluzione, è normale, cioè è un, per il ciclismo a livello mondiale è un bene, purtroppo per l'Italia è meno bene perché non vinciamo, anche se alla fine vinciamo lo stesso. Certo. Paolo, prima si accennava al fatto degli investimenti, quindi degli sponsor, a te, a sì, voi, chi vi aiuta? Ci aiutano anche a noi gli sponsor, le aziende, qualcuno l'avete visto sulla mia maglia, sì, grazie a loro insomma c'è la possibilità poi di riuscire a progettare le mie imprese, ma anche riuscire poi a investire anno dopo sulla Race Cross Italy, che è la nostra manifestazione di punta. Questa ci sarà, non ricordo adesso quando. C'è stata ad aprile di quest'anno, tornerà il prossimo 29 aprile del 2019, e che ha visto la partecipazione di atleti da 20 nazioni. Abbiamo ancora 4-5 minuti, torno da questa parte, non so, il microfono è alla signora Francesca, chi è che vuole aggiungere qualcosa così? Paolo, posso fare una domanda? Mentre sì, come no, come no. Questo tipo di manifestazione, diciamo, c'è anche una competizione, giusto? Perché sì, dicevi di essere arrivato prima. Ma la partenza è tutti insieme o è una partenza da francese? Dipende. Quindi dipende dal tipo di manifestazione. Dal tipo di manifestazione, per esempio a Firenze Capo Nord siamo partiti tutti insieme. Tutti insieme, vedevo l'immagine. In alcune manifestazioni, tipo la Race Cross Italy, la partenza è stile cronometro. E c'è il divieto poi assoluto di scia, quindi si partono ogni due minuti e poi... Quindi tipo gara cronometro? Fondamentalmente è una gara a cronometro di lunga distanza, la Race Cross Italy. Quindi c'è la sfida con se stessi, ma torna sempre la sfida anche con gli altri. Certo, perché poi sono, soprattutto la Race Cross Italy, sono 300 km fra Abruzzo, Lazio e Molise, su i nostri passaggi più belli, quindi cerchiamo di fare anche promozione, certo, del territorio, fondamentale. Territorio. Quindi facciamo vedere, insomma, a ciclisti che vengono un po' da tutta Europa. Quest'anno abbiamo avuto anche una ragazza dal Brasile, due team americani, uno, insomma, anno dopo anno questa manifestazione sta crescendo e cerchiamo di investirci sempre di più. Microfono a Raimondo. Raimondo, cosa possiamo aggiungere sulla vostra... Sì, su tutto quello che vuoi, che hai sentito anche questa sera. Ma sicuramente quello che bisogna sottolineare è il profilo mentale
per fare un'impresa o per fare comunque in ogni caso per prepararsi per fare quel tipo di gare, per prepararsi a fare i 5 km in discesa, per prepararsi per fare le gare sprint, per prepararsi per fare la pista. Il profilo mentale è una cosa fondamentale, quindi il non mollare, il riuscire a tenere gli allenamenti, il riuscire a tenere le stagioni, quella è la cosa più importante. Si molla dopo 2 anni, dopo 1 anno, dopo 2 anni. O dopo 2 giorni. O dopo 2 giorni, è il profilo mentale che è la cosa più importante. Quindi insomma, la solita scaletta, testa, cuore, gambe, abbiamo detto diverse volte. Purtroppo si impara a 50 anni, lo si dovrebbe capire, capito, a 18 anni, purtroppo questo. Perfetto, grazie a Raimondo. Giulio, che possiamo aggiungere da questa parte? Poi torno anche da Lino, anche dalla signora se vuole, signora Francesca. Aggiungiamo Paolo, il grande Paolo, una bella avventura che si diverte un attimino e via. Perfetto, allora abbiamo ancora un minuto, scusami Paolo, volevo far concludere o la signora o Lino, una battuta? Che aggiungere? Viva la bici, visto che ci porta avanti sempre, ci fa arrivare a delle età ormai molto in là, fisicamente abbastanza bene, mentalmente ci mantiene anche, buona salute, quindi anche mentalmente andiamo in bici tutti quanti, occhio alla strada e agli automobilisti. Allora grazie a questi esponenti del team che si chiama Bike and Dreams, grazie di cuore, grazie a Mauro Marrone, presidente di Federciclismo Abruzzo, Leonardo Bevilacqua, direttore sportivo della Bevilacqua Sport Ferretti, Paolo, ancora un grande abbraccio, in bocca al lupo Paolo. Sì, se qualcuno vorrà Laureti, seguirmi, come deve fare? paololaureti.com, sul sito ci saranno tutte le informazioni per e dopo la Cina cosa farai? Cosa hai in mente? Dopo la Cina mi riposerò. Sì, però dopo. Il prossimo anno vedremo. Quindi per quest'anno la Cina, vedere la Cina è già tutto. Sì. Grazie anche alla piccola Elena. Grazie Elena. Saluta. Ciao a tutti. Allora, abbiamo concluso anche questa sera. Un ringraziamento anche al nostro regista Danilo Cinquino e all'operatore di studio Andrea Berardinelli. E come ogni sera vi lasciamo con il nostro aforisma, con la nostra frase sul ciclismo, letta per noi e per voi questa sera da Marina Moretti. Buona serata. Il ciclismo è come l'amore, vince chi fugge.